In un clima di notizie tristi, tragiche, purtroppo, per esempio i 200 irrotti morti che ormai non fanno neanche più notizia quasi a Mare Nostrum, che è mare morto, un cimitero sta diventando, vabbè, lasciamo perdere. In un clima così, con Sanremo anche così en passant, un Sanremo che osanna, si osanna per 800.000 spettatori in più, insomma, sembra un trionfo epico. Vabbè. Comunque, parliamo di Super Mario Ballotelli. Super Mario Ballotelli mi ha colpito questa notizia, ma veramente una notizia che da un lato mi fa ridere, mentre aggiusto un attimo la videocamera, e vi dico qual è. Da un lato mi fa un po' ridere, dall'altro mi fa anche un po' pena per Mario, per Super Mario, che passa pure lui dalle stelle alle stalle, dalle stalle alle stelle. La notizia è Premier League, perché Super Mario Balotelli è rifinito in Premier League, non lo vuole nessuno, Milan. Balotelli torna al gol, il web è incredulo, era da un mese che Mario Balotelli era sparito dai radar, dice il Corriere dello Sport. Insomma, Super Mario è entrato e dopo tanto tempo ha segnato un gol a pochi minuti dal termine, con cui il Liverpool ha battuto all'83esimo il Tottenham, quindi un gol decisivo, ma gli inglesi, Independent, no? Independent, una rivista inglese, credo, un giornale inglese famoso, dice: Mario Balotelli scored a goal, ha segnato un gol. We're not joking, non stiamo scherzando. Insomma, quindi una è diventata una presa in giro questo Super Mario Balotelli, è passato quindi dalla scultura, no, epica, quella dell'Italia-Germania, uno dei pochi gol fatti in nazionale, a essere preso in giro per aver segnato un gol dopo chissà quanto tempo. Dopo 12 tentativi a vuoto ha interrotto il digiuno Super Mario, che ha avuto un figlio appunto con la Raffaella Fico, ha avuto una storia lunga con Fanny, no? Fanny Nekesha, e sembrava che avesse trovato l'amore, che si avesse messo la testa a posto, innamoratissimo, si stavano per sposare, poi a un certo punto ho letto e sono lasciati. Quindi questo è Super Mario Balotelli, il calciatore più sopravvalutato della storia del calcio italiano, probabilmente. È un calciatore forte, per l'amor di Dio, un buon giocatore, non certo il super campione che noi tutti credevamo. L'Italia l'ha pagata a caro prezzo, soprattutto l'ex CT della nazionale, ma anche l'Italia ha pagato a caro prezzo questa illusione, perché è stata eliminata dai mondiali al primo turno come il Sudafrica. Insomma, non è solo colpa di Super Mario Balotelli, è proprio colpa del calcio italiano in piena crisi, che non, con tutti i giocatori stranieri che ci sono, e qui è normale che i campioni fanno fatica. Italiani fanno fatica ad emergere, e se emergono vanno all'estero, comunque della nazionale, diciamo proprio in maniera spassionata, non gliene frega niente, non gliene può fregare niente di meno, come si dice a Roma, ai calciatori italiani di giocare in nazionale, perché sennò non si spiegano le magre figure che facciamo nei mondiali. E all'ultimo europeo un pochino abbiamo salvato la faccia, ma con un bel manete, no? Manete si chiama, sì, un bel 5-0 della Spagna, che ancora ce lo ricordiamo bene. Quindi Super Mario Balotelli, non stiamo scherzando, ragazzi, ha segnato un gol. Vai Super Mario, facci sognare.